L'isola madre, la più grande, è la più caratteristica per l'atmosfera raccolta e incantata che vi si trova. Nel bellissimo giardino di piante rare e fiori esotici vivono pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni varietà che creano l'incanto di una terra tropicale. Nel 1978 è stato aperto al pubblico il palazzo del XVI secolo, interessante per la ricostruzione di ambienti d'epoca e per le collezioni di livree, bambole e porcellane.